sogno del matrimonio in una cornice unica. Alla data di Urbino, la fiera dedicata ai futuri sposi. Per il primo anno, organizzata in collaborazione con il network nazionale Sposi Expo. Per Urbino Sposi Expo, il 4 e il 5 novembre, l'Orto dell'Abbondanza, nel nome già l'augurio più bello per il futuro, si è vestito con il meglio del settore per rendere indimenticabile il giorno delle nozze e non solo. Le coppie pronte al sì hanno potuto vedere abiti da sposa che sono gioielli, incontrare il fotografo con cui è scattato il feeling giusto, assistere a prove di trucco e di acconciatura, vedere nascere sotto i loro occhi il disegno della torta di nozze dall'effetto wow o il bouquet perfetto in un allestimento floreale che inebria come il profumo dei fiori. Da non trascurare l'aiuto che può arrivare dal wedding planner o da fioriste con decenni di esperienza e la sicurezza di una luna di miele pianificata da professionisti dell'ascolto oltre che dell'organizzazione. E poi al ritorno, trovare la casa più bella e accogliente. Tutto questo e molto di più è stata Urbino Sposi Expo alla sua terza edizione, il 4 e il 5 novembre 2017 alla data di Urbino, il sogno del matrimonio in una cornice da sogno. Delicatissimo il rapporto tra una donna e i propri capelli, per una sposa ancora di più. Quindi una maggiore accortezza nella scelta proprio dell'acconciatura, inerente poi ovviamente all'abito, e c'è proprio un concetto di total look che parte proprio dalla ricerca proprio minimale dell'accessorio al capello, al vestito proprio diciamo su misura e il look che rappresenta il look proprio della sposa e poi via dicendo tutto il resto insomma. Quindi c'è uno studio del look della sposa a partire dal vestito fino ad arrivare ai capelli e Nouveau Air & Beauty cosa offre alle proprie spose? Allora, Nouveau Air & Beauty offre un pacchetto dove ci sono delle prove direttamente nei nostri saloni e più un pacchetto che comprende anche l'acconciatura il giorno del matrimonio a domicilio. Quindi per qualsiasi informazione o consulenza vi aspettiamo nei nostri saloni. Dove vi possono trovare le spose? Allora, siamo a Urbino, è in Piazzale Gonzaga 5/6, che è zona piantata, dove abbiamo anche un servizio di estetica per eventualmente anche un pacchetto trucco. E in via Veneto, che nel negozio del centro storico è un pochino più piccolo, dove comunque offriamo sempre servizio sposa capelli. Non so se per il giorno delle nozze e per le spose e per i capelli ha senso parlare di tendenze, ma se dovessi darci alcune indicazioni su che cosa va più per la maggiore e che cosa andrà nel 2018, cosa mi diresti? Allora, la sposa romantica è un po' un evergreen, quindi si punta sempre su queste cadute romantiche, quindi boccoli, onde vanno molto adesso e quindi un discorso sempre diciamo legato un po' al new romantic. E poi ci sono ovviamente le spose un po' più alternative, quindi un po' rock, quindi anche capello un po' più afro come la ragazza che stavamo preparando. E poi penso che sia anche molto legato alla propria personalità della sposa. Della ragazza in questione, insomma. Quindi ascolto e grande cura. Assolutamente. E poi soprattutto grande cura e grande proprio partecipazione anche empatica con chi abbiamo sotto. Questo sia per le spose che in generale. Fading in, fading out on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've got to find. Only you can set my heart on fire. On fire. Yeah, I'll let you set the Il viaggio di nozze è il sogno nel sogno per i futuri sposi. Quando vengono da voi, che cosa vi chiedono? Allora, dunque, intanto salva tutti. Sì, con Marco Aniviasi cerchiamo di regalare un viaggio di nozze indimenticabile per questi novelli sposi. Allora, decisamente sono molto gettonate le isole, andiamo molto in particolare per le mete top, Madagascar, Maldive, molti anche chiedono Caraibi, Mauritius, quindi rimaniamo sempre un po' sul tradizionale, tra virgolette. Però ecco, ci sono tantissimi pacchetti liste nozze molto, molto belli.
Immagino che le offerte spazino sia nelle offerte di diversi tipi, dalle necessità di momenti particolari dell'anno a anche necessità economiche differenti tra sposi e sposi. Esatto, abbiamo una vastissima gamma di cataloghi che coprono periodi specialmente da dicembre fino ad aprile, appunto perché sono molto gettonate queste mete che ho appena detto. Ovviamente ci sono tantissimi pacchetti anche proprio per regalare momenti di intimità agli sposi, ci sono delle suite, dei percorsi romantici, quindi per gli sposi, per assicurare una vacanza indimenticabile, anche con i prezzi appunto si cerca sempre di andare nell'ottica un po' del risparmio. L'agenzia Viaggi che cosa offre come servizio in più davvero di aiuto per l'organizzazione di un viaggio? Allora, dunque, ovviamente lasciando diciamo un po' tutta l'agenzia Viaggi, ovviamente il viaggio viene organizzato nella maniera più tranquilla possibile, chiaramente non sono riservate sorprese poco carine, diciamo, gli inconvenienti non sono dietro l'angolo come può accadere prenotando da soli. Ovviamente abbiamo tantissimi villaggi, ci sono ovviamente dei top gamma, abbiamo Franco Rosso, collaboriamo con la Welcome Travel e quant'altro, che ovviamente sono dei professionisti nel loro campo, quindi ovviamente lasciando l'agenzia Viaggi ci si gode proprio il matrimonio, il viaggio si fa da sé sostanzialmente. Quindi con Marchioni Viaggi gli sposi partono tranquilli? Sì, si parte tranquilli, si viaggia, si torna rilassati e vogliosi di continuare a rimanere insieme. Gli sposi il giorno del matrimonio, ma poi c'è la vita e c'è il cuore di questa vita che è la casa, che va vestita con calore e allegria. Sì, allora niente, noi siamo qua, a parte è la prima volta che veniamo e siamo già rimasti molto contenti perché siamo in un bellissimo paese come Urbino e siamo qui per proporre questa lampada che è una cosa nuova che si chiama Awa Design, questo è il modello classic. E come funziona? Diciamo che è la forma della classica lampada rivista un pochino con un po' più di design moderno che si adatta a qualsiasi ambiente, anche minimal. Possiamo regolare luce e intensità, non so se rende, possiamo regolare con qualsiasi luce, possiamo anche avere il bianco sempre. Farla vedere qui è un po' difficile perché in casa l'atmosfera è veramente, diciamo, riusciamo a creare un'atmosfera veramente diversa. È una cosa che sta andando, anche presa di mira da qualche VIP che ce l'ha in casa sua e la cosa ci fa molto piacere. Ce l'ha anche Caterina Balivo, quindi già è un personaggio abbastanza conosciuto. È un progettino che ci stiamo dietro da un anno e cerchiamo di migliorarlo ancora perché abbiamo visto un po' di risultati, diciamo, che ci stanno seguendo anche su Instagram, su Facebook, quindi è una cosa un po' diversa dalla solita lampada per casa. Awa Design da Pesaro al mondo, potremmo dire, e per riscaldare le case dei nostri futuri sposi. Abbi Photos a Urbino Sposi Expo 2017 per regalare i ricordi più belli agli sposi. Sì, sono, è la prima volta che faccio questa fiera, sono venuto perché qua ho imparato, ci ho studiato, ho fatto l'istituto d'arte qua, quindi ho studiato fotografia, è stata una scusa per rivenire a vedere Urbino, fare un salto, rivedere i miei posti dove ho imparato, ho studiato e ho insegnato, quindi è una cosa nuova. Visto che non ho fatto le fiere, quella di Pesaro, sono venuto su, ho detto ne approfitto per vedere, rincontrare qualcuno, vedere i vecchi clienti, i vecchi amici, respirare l'aria di Urbino. Infatti Urbino regala una cornice perfetta per il sogno degli sposi. E che cosa chiedono nel reportage fotografico del giorno più bello, il giorno da sogno? Allora, a me, cioè, che cosa chiedo? Io propongo il reportage puro. Cioè, nel senso, non faccio foto in posa di nessun tipo, tranne le foto con gli amici, con i parenti, perché voglio che la foto sia un ricordo loro e non un ricordo mio. Cioè, che quando loro vedono le mie foto si ricordano quello che stavano provando in quel momento e non quello che io gli ho fatto fare.
quindi preferisco fotografare quello che succede senza interferire, senza cambiare niente di quello che... Dico sempre, l'evento deve essere uguale sia che ci sia io sia che non ci sia. Cioè proprio io devo fotografare solo quello che succede, senza cambiare. Cioè, il reportage per me è quello, cioè la cosa più importante è che quello che io prendo sia quello che veramente è successo. Quindi io non devo interferire, ogni foto che io faccio deve essere un qualcosa che può vivere da solo, che può essere appeso. È un'opera d'arte, cioè la fotografia è una fotografia, è come una canzone, non va una canzone dentro l'altra o un quadro dentro un altro, una poesia dentro un'altra. Una canzone comincia e finisce, e l'opera d'arte è uguale, la fotografia è un'opera d'arte. Quindi quando facciamo questi album digitali che vanno di moda adesso, dove mettono 8 fotografie nella stessa pagina, come dico io sempre ai miei alunni, la fotografia è come il pesce. Se vai dal pescatore, il pesce viene pescato, appena una scottata e lo mangi. Se il pesce non è fresco, salsine, brodine, lo presenti bene, tenti di coprire il fatto che non sia fresco con altre cose. Quindi metti 7 foto in una pagina con i fotomontaggi, gli effetti, per far vedere che in fondo la fotografia non è quello che veramente dovrebbe essere. Cioè un professionista sa fa la differenza sul dilettante per quello, perché la fotografia è bella. Quando la fotografia è uguale a quella che ti fa lo zio con la foto con il cellulare, per farlo diventare più bello ne metti 8, li fai gli effetti, fai gli... Invece il bello della fotografia è quello, cioè deve essere unico, un pezzo unico, un'immagine che ogni foto deve raccontare una parte della cerimonia, una parte della festa, una parte di quello che è successo, deve essere fine se stessa, quindi un'opera d'arte unica, che tutti insieme fanno un concerto, fanno una mostra, fanno un libro, è come una raccolta di poesie, tanti quadri che fanno una mostra. Quindi è quello, cioè ogni fotografia deve essere un'opera d'arte che tutti insieme crea il racconto del matrimonio effettivo, cioè quello che veramente è stato, non quello che io volevo che fosse. Cioè loro scelgono la location, cercano l'abito, scelgono qualunque cosa, e io devo riportare nell'album le sensazioni che loro hanno avuto e quello che l'hanno scelto. Cioè loro devono rivedere tutto quello che hanno scelto. Quindi il fotografo è la cosa, per me, la cosa più importante, è l'unica cosa che rimane di tutto quello che fa. Ital Dream, il sogno degli sposi a Montelabate. Siamo un'azienda nuova di Montelabate e abbiamo questa azienda, abbiamo lo showroom in via Pastore 13 a Montelabate con i nostri materassi, reti, letti e guanciali. Abbiamo un sacco di prodotti per soddisfare il sonno di tutti gli italiani, perché noi non vendiamo soltanto a livello locale ma vendiamo anche in tutta Italia. Abbiamo un servizio di logistica e i nostri prodotti tutti made in Italy. Tutto dal rivestimento, dalla gomma, tutto delle cuciture, tutto completamente made in Italy. I nostri prodotti per quanto riguarda i letti, tutto a livello locale, quindi niente di estero, niente di fuori, tutte cose nostre. Siamo a Urbino Sposi Expo 2017, cosa offriamo agli sposi? Allora, offriamo uno sconto fino al 40% e partecipando alla nostra raccolta dati è possibile anche vincere un buono di 300 euro che ha valore di un anno fino al 31 ottobre del 2018. Quindi tutti gli sposi a Ital Dream. Esatto, tutti gli sposi a Ital Dream, vi aspettiamo. Foto bouquet per fotografare i momenti più belli e da sogno e anche per riprenderli. Esatto, assolutamente. Il nostro claim è infatti fotografiamo i vostri sogni, proprio perché di fatto realizzando un servizio in stile reportage riusciamo a raccontare ciò che è davvero il matrimonio a livello emotivo, senza andare a costruire quelle che sono le scene, ma raccontando ciò che accade durante la giornata e quindi ricostruendo un racconto estremamente spontaneo e naturale che poi possa davvero far felici i nostri sposi, sia per quanto riguarda le foto che per quanto riguarda chiaramente anche il video. Entrate in realtà in punta di piedi in una giornata che sarà per sempre per gli sposi e per le loro famiglie. Assolutamente sì, le famiglie sono assolutamente importanti nel racconto della giornata, va da sé che il fulcro, l'elemento focale della giornata sono gli sposi, quindi ruota tutto intorno a loro e li accompagniamo dalla mattina, quindi dalla preparazione diciamo fino alla fine della festa, garantendo quindi anche una copertura proprio totale dell'evento. Quali sono le domande che ponete agli sposi per riuscire a capire quali sono le loro aspettative per quel giorno?
Ma io solitamente pongo una prima domanda, che è una domanda molto aperta. Che cosa vi aspettate dal servizio fotografico? Che sembra una banalità, in realtà invece, lasciando che gli sposi si aprano, vengono fuori le risposte più disparate, perché giustamente ognuno vive il matrimonio a proprio modo, e quindi partendo da questa base iniziamo pian piano a mettere noi le basi per la costruzione del servizio. Agli sposi resterà un reportage, e fisicamente che cosa avranno in mano? Allora, prevediamo intanto delle soluzioni molto diverse. Diciamo che in generale una delle soluzioni più richieste è quella della realizzazione di un fotolibro digitale, però non è l'unico supporto, ecco, che proponiamo. Abbiamo, oltre ai classici album tradizionali, anche delle soluzioni molto innovative che invece mettono al centro la foto in quanto tale, quindi riproponendo quello che è la foto come elemento stampato, però all'interno di cofanetti che possono essere in legno e plexiglass, che trasformano un po' l'album, il concetto dell'album, in un complemento d'arredo, quindi in un qualcosa di un po' diverso, che quindi poi si trasforma e quindi si identifica proprio all'interno dell'ambiente degli sposi, l'ambiente quotidiano. Gli sposi dove possono trovarvi? Allora, possono trovarci, oltre qui in Fiera, chiaramente, su internet tramite il nostro sito fotobouquet.com, piuttosto che tramite i principali canali social, Facebook piuttosto che Instagram, e diciamo i portali matrimoniali più utilizzati in rete, insomma. La musica nel giorno del matrimonio è il vestito in più. Certo, è il vestito in più, secondo me è fondamentale, che accompagna tutta la celebrazione, quindi dalla chiesa fino ad arrivare al dopo cena. Noi offriamo questo, infatti ci chiamiamo Open Music proprio per questo, andiamo incontro alle esigenze degli sposi, a ogni esigenza degli sposi, e quindi a ogni tipo di musica. La musica accompagna dalla chiesa, come dicevi tu, fino alla sera, quindi dal raccoglimento alla festa. Certo, noi proponiamo l'Ave Maria di Schubert, che è l'Ave Maria di Gounod, le varie marce per la messa, per la celebrazione, o anche per un rito civile, e quindi noi proponiamo diversi tipi di generi di musica per diverse occasioni, e anche, come vedete, il nostro organico è fatto di tanti strumenti, quindi tanti musicisti che suonano diversi strumenti: Fabrizio alla tastiera, al sax e al clarinetto, Maria all'arpa, Roberto e il sottoscritto suoniamo gli archi, quindi i violini, e Alessandra al canto. Alessandra, che è diplomata al Conservatorio di Milano, che ha una voce molto particolare, sia calda per la musica lirica che jazzistica, quindi un pochino più ritmata e più frizzante. Okay. Come possono trovarvi gli sposi? Gli sposi ci possono trovare su YouTube cliccando le parole chiave Open Music, oppure i contatti, come vedete, con email open.music@libero.it. Lune illuminanti è un nome estremamente affascinante e già fa sognare. Sì, ed è questo lo scopo della nostra azienda, quello proprio di creare un'atmosfera magica, molto bella, elegante in ogni matrimonio. È proprio quello, il nostro è proprio quello l'obiettivo, di rendere l'atmosfera dell'evento unico, qualcosa che deve ricordarsi poi attraverso le foto e i ricordi dei propri ospiti. E l'idea è quella di noleggiare delle lune illuminanti, cioè dei sistemi di illuminazione molto belli da vedersi, molto potenti, e che vi permettono di illuminare l'intero ricevimento e l'intero buffet. Insieme a questo abbiamo anche i coni luminosi,
che sono delle lampade gonfiabili di nostra invenzione e consentono di illuminare anche questi con un bellissimo effetto scenico l'intero ricevimento, creando veramente un'ambientazione unica. Oppure anche lo stesso buffet, che con pochi pezzi di colori luminosi diventa veramente un ambiente magico. Air Lighting oggi a Urbino Sposi Expo 2017, dove possono trovarvi gli sposi? Noi siamo a Loreto, ma ci trovate in tutta Italia. Noi noleggiamo questi sistemi davvero in tutta Italia. Abbiamo lavorato per la TV, per il teatro, per qualsiasi tipo di evento, aziendale o privato. Quindi davvero siamo in grado di raggiungervi in qualsiasi location. Per spazi più grandi, ma immagino anche riusciate a dare calore e luce ai piccoli spazi per renderli magici. Perfetto, hai centrato proprio. Infatti il segreto di questi prodotti è che con un budget relativamente contenuto si riesce veramente a dare una caratterizzazione all'evento assolutamente unica. E noi lo consigliamo davvero dai privati alle aziende e abbiamo fatto sicuramente dei lavori bellissimi di cui andiamo molto fieri. Seguite il percorso, quindi fate sopralluoghi, date consigli agli sposi o a chi vi cerca? Perfetto, e infatti anche questo è una parte molto importante del nostro lavoro, quello dello star vicino al cliente, soprattutto quando è molto esigente, il che è quasi sempre. E noi con la 10 anni di esperienza, perché questo è il 10° anno della nostra attività, e noi ci permettiamo di consigliare ai nostri clienti e di assecondare tutte le loro richieste in tema di illuminazione e sempre alla fine riusciamo a creare quello che loro vogliono, e la cosa più bella è poi alla fine avere l'abbraccio e la stretta di mano della coppia che si è appena sposata. Regalare alle donne l'occasione di sentirsi al loro meglio, le più belle. Eh sì, un bel compito, diciamo, dà molta soddisfazione soprattutto, rendere felice una persona per un giorno molto importante. È una cosa sempre più complicata, negli ultimi periodi troviamo delle spose, delle persone, delle ragazze molto molto preparate, informate sul trucco grazie a internet. E questo ci stimola, diciamo, a fare sempre di meglio, a fare più ricerca, a proiettarsi verso dei trucchi più articolati rispetto a prima. È molto stimolante, devo dire. Che cosa offrite alle spose che si rivolgono a voi e come riuscite a guidarle, sebbene siano molto più esperte oggi? Diciamo, le guidiamo soprattutto su quello che è meglio e più comodo per il matrimonio, quello che più è consigliato, facendo comunque dei trucchi sicuramente più, a volte più carichi quando la sposa lo richiede. Noi offriamo una prova trucco gratuita che ci permette di dimostrare senza troppe parole quello che siamo pronti ad offrire alla sposa con la nostra professionalità, le nostre tecniche. Quindi le aspettiamo tutte a Piazza Meucci, a Montecchio, al Maia per fare questa prova e divertirci insieme e giocare un pochino con il trucco. All'agenzia Viaggi Lisippo ogni matrimonio è un viaggio. Esatto, è proprio così. Cerchiamo di fare il meglio per i nostri sposi e per dargli la possibilità comunque di realizzare quello che è il loro sogno, sia dal punto di vista di destinazione ma anche dal punto di vista proprio esperienziale di quello che può essere il viaggio, insomma. Voi seguite l'idea del viaggio e del matrimonio degli sposi con una serie di servizi.
una serie di servizi, perché oltre la consulenza personalizzata che possiamo fornire appunto ai ragazzi su appuntamento anche in orario di chiusura, insomma cerchiamo di essere il più elastici possibile. Una volta confermato il viaggio seguiamo anche le liste nozze, per cui tutto quello che è il lavoro appunto di regali che possono fare i parenti o gli amici, insomma, ai ragazzi, e insomma un lavoro costante anche prima, durante e dopo anche il matrimonio, dopo il viaggio, proprio per sapere insomma com'è andata, feedback e quant'altro, ecco. Quali sono le mete più richieste o che consigliate? In realtà noi non consigliamo una meta in particolare, perché lavoriamo insomma con tutto il mondo, per cui cerchiamo di cucire ad hoc sulla base delle esigenze degli sposi quelle che sono le destinazioni che a loro possono piacere di più o che possono essere più adatte a quello che può essere il loro concetto di viaggio, diciamo. Quindi non abbiamo delle mete particolari, ma insomma lavoriamo proprio con tutto il mondo, a partire dall'Alaska fino alla Nuova Zelanda, piuttosto che le destinazioni tropicali, viaggi un po' particolari in mongolfiera piuttosto che in treno. Insomma cerchiamo di dare degli spunti anche un po' diversi rispetto magari ai soliti canoni di viaggio di nozze, ecco. Quindi aspettate gli sposi nella vostra sede? Nella nostra sede, siamo in via Indipendenza 6 a Fano, e ci potete venire a trovare, noi siamo aperti praticamente da lunedì al sabato mattina e pomeriggio, per cui siamo sempre lì. Pasticceria Ducale, l'arte al servizio degli sposi per le torte più belle e più buone. Ovviamente puntiamo sia sull'immagine che comunque sul gusto, perché anche quello è importante. Gli sposi comunque richiedono sempre una cosa che sia buona ma anche bella al momento del taglio comunque. La scena è sempre importante in questi casi. Come presentate le vostre creazioni agli sposi e come loro arrivano a scegliere la loro torta? Ma le opzioni sono diverse. Solitamente noi parliamo con gli sposi e loro già hanno un'idea di base su tema a cui ispirarsi, o comunque un fiore particolare, un colore. Noi in base a questo sviluppiamo un'idea, come in questo caso ho puntato sull'azzurro, su delle decorazioni molto delicate, e da qui partiamo parlando anche con i clienti e cerchiamo di trovare un punto d'incontro e fare una cosa che sia comunque molto scenografica ma che rispetti abbastanza la delicatezza, diciamo, della situazione. Gli sposi principalmente che cosa cercano dal momento clou della torta e che cosa chiedono a voi? Ma solitamente loro ricercano molto l'effetto wow della torta, comunque deve essere una cosa che rimane impressa. Vogliono che il loro matrimonio si ricordi proprio per l'effetto che ha avuto la torta sulle persone che sono invitate al matrimonio. Cioè la gente si ricorda di quel matrimonio perché dicono: guarda, avevano una torta che era una cosa spettacolare. Noi puntiamo molto su questo, dobbiamo farci ricordare per delle torte che siano comunque molto belle, scenografiche, e devono comunque rispettare il gusto e la delicatezza dei clienti, o comunque anche nel caso di quella torta che abbiamo fatto lo scorso anno, avevamo il tema del country, però abbiamo cercato di non andare troppo sul rustico, siamo comunque rimasti molto delicati e cerchiamo sempre comunque di accontentare un po' le richieste di tutti. Ci dai qualche idea di gusti o di abbinamenti delle vostre torte? Molto gettonata è una base di chantilly e fragole, piuttosto che chantilly e frutti di bosco. C'è chi punta sul cioccolato, l'abbinamento perfetto è cioccolato e lamponi. Invernale potrebbe essere anche un pistacchio e nocciola. I gusti sono molto diversi comunque, cerchiamo sempre di fare delle cose che siano gradevoli un po' al palato di tutti. Tendiamo sempre ad andare sul classico in qualsiasi caso. Quindi sposi felici e coccolati con dolci segreti alla pasticceria Ducale. Certo, aspettiamo molti clienti e per deliziarli con le nostre creazioni sia al palato che alla vista. Studio immagine, l'arte della fotografia e l'arte al servizio degli sposi. Sicuramente siamo al servizio degli sposi, tutte le volte che gli sposi vengono a noi, noi cerchiamo di offrire loro il massimo, quindi la nostra disponibilità, professionalità ed esperienza anche.
qui vediamo alcuni album, ovviamente sarà una piccola porzione di quello che offrite voi agli sposi, e c'è un'attenzione alla loro giornata, ma poi anche al ricordo che resta. Sì, questa è una parte, diciamo, definitiva che poi rimarrà agli sposi, quindi sono i loro album, il loro ricordo di quella giornata meravigliosa che è il matrimonio. La nostra disponibilità è totale, quindi cerchiamo di offrire loro il risultato finale, che è l'album fotografico. Stiamo vedendo dei lavori originali e dei lavori fatti a mano. Esattamente, questo è un dipinto su una fotografia. Potete vedere una tela, questo lavoro viene fatto esclusivamente a cavalletto, perché il colore poi ha bisogno del suo tempo di asciugatura, e viene riprodotta la fotografia sulla parte centrale, dopodiché tutto il resto viene riprodotto pittoricamente. Quindi è un lavoro assolutamente artigianale, non è un lavoro computerizzato, perché oggi si tende tanto a pensare che il computer possa fare tutto. Invece è la stessa sensazione che si prova vedendo una litografia e vedendo un quadro originale. Un quadro originale ti permette di vedere le pennellate, di sentire la mano dell'artista, di sentire delle cose assolutamente originali ed uniche. Un quadro è unico. Quindi la vostra fotografia può diventare unica come un quadro. Questo è un genere di fotografia dove è riprodotto all'interno. Poi esiste un altro tipo di fotografia, che è questa, dove la fotografia è applicata, dopodiché in questo caso si chiama continuazione pittorica, e possiamo fare una fotografia assolutamente unica, perché riproduce esattamente quello che è stato fotografato. Quindi la foto, l'albero che prosegue sulla carta, e quindi è un lavoro assolutamente originale, perché è una cosa nostra, noi la riteniamo originale perché ci crediamo tanto nell'offrire qualcosa di diverso agli sposi. A Urbino Sposi Expo, il bimbi per tutte le coppie di sposi e non solo. Solo, infatti, per tutti, perché il bimbi in realtà nasce come un omogenizzatore per i bambini, quindi riusciamo a utilizzarlo per tutta la famiglia. Possiamo divertirci a preparare dagli impasti ai dolci, alle cotture al vapore, quindi è un multifunzione. E questa è un'occasione anche per farlo conoscere anche agli sposi, in modo che anche loro un domani, quando avranno la loro casetta, il bimbi potrebbe essere l'accessorio unico in cucina. Il bimbi è un'occasione in più per gli sposi anche per provare a divertirsi insieme a cucinare. Infatti, grazie alla Cookie ci permette di raccogliere dalla piattaforma aziendale tantissime ricette che noi vediamo a video e ci divertiamo nel farlo tantissimo. L'atelier del viaggiatore Urbino Sposi Expo per vestire l'abito perfetto del viaggio sugli sposi. Esatto, il nostro intento è proprio quello, è quello di regalare emozioni agli sposi e non, e di costruire viaggi su misura per regalare soprattutto emozioni, che sono poi quelle che rimangono di un viaggio, quindi regalare emozioni intagliate sui ragazzi, sugli sposi e sui viaggiatori, quindi è proprio quello il nostro scopo. Vedo indicazioni di mete da sogno e meravigliose: l'Australia, Stati Uniti d'America, Sudafrica, e poi abbiamo le Maldive, le isole, che di solito sono le mete preferite dagli sposi. Come guidate e come consigliate gli sposi? Allora, principalmente il consiglio, quindi la consulenza è la prima cosa, e cerchiamo appunto di guidare gli sposi nel viaggio, nella preparazione al viaggio e soprattutto nell'assistenza durante il viaggio. Sono tutte mete che costruiamo interamente noi come tour operator e agenzia viaggi, e le costruiamo con corrispondenti diretti, quindi cerchiamo sempre di avere un contatto diretto con la località e con la destinazione per dare la massima assistenza agli sposi. Come possono chiedere una vostra consulenza, iniziare a conoscervi, iniziare il loro viaggio con voi gli sposi? E ci possono contattare via mail atelierdelviaggiatore.it sul sito internet, oppure abbiamo due sedi a Pesaro, in via Marsala,
a Fano in via Roma. Facciamo fiere, sposi in tutto il centro Italia, prossima settimana saremo a Pescara e appunto ci possono trovare comunque su internet e chiederci consulenza via mail o per telefonicamente nelle due sedi. L'atelier del viaggiatore, buon viaggio a tutti gli sposi. Buon viaggio a tutti. Marco Rebucci, fotografo, siamo immersi in foto di matrimonio e nell'amore e nelle emozioni che sprigionano questi sposi, ma ogni foto è diversa dall'altra. Sì, beh, certo, cerchiamo sempre di fare tutto con la naturalezza più possibile per cercare la spontaneità di ogni piccolo gesto, che può essere un bacio, un sorriso o una carezza della madre o cose del genere. E il bello del nostro lavoro è questo, perché dobbiamo raccontare delle storie fantastiche, quindi è semplice delle volte. Che cosa offrite agli sposi? Come vi presentate loro? Qual è il primo contatto? Ma soprattutto dobbiamo cercare un feeling con gli sposi, perché se già scatta la scintilla appena ci si saluta semplicemente è tutto molto più semplice, si crea l'atmosfera giusta ed è tutto più semplice e naturale. E che cosa offrite agli sposi per trasformare la vita di quel giorno nel ricordo che porteranno a casa? Sì, abbiamo di solito offriamo un album classico oppure dei video, abbiamo tante cose da offrire per stampare su carta le emozioni che si possono raccogliere in quel giorno. Fiorilandia, wedding planner e addobbi e cerimonie. Sì, diciamo che in questa attività io sono l'esperienza e lei è l'innovazione. Giustamente, perché gli sposi quando si rivolgono a noi chiedono principalmente a lei quale potrebbe essere lo stile da usare. Lei immediatamente li guarda negli occhi e capisce quale deve essere lo stile da usare. Io poi sono quella che mette in pratica e gli crea, diciamo, come un abito su misura, diciamo l'addobbo più giusto. Io direi che è la famosa artista di cui si sente sempre parlare. Noi siamo un laboratorio floreale artistico, ci contraddistinguiamo per questo nel nostro settore, perché proponiamo un qualcosa di innovativo ed originale ai nostri sposi. Come diceva mia mamma, costruiamo praticamente su misura il vostro allestimento, creiamo dello stile, delle atmosfere e delle vere e proprie scenografie floreali. Ci contraddistinguiamo in questo e siamo delle flower designer. Di madre in figlia, la bellezza del giorno più bello. Che cosa vi chiedono gli sposi nello specifico e come voi riuscite a rispondere? Cosa ci chiedono, Martina, principalmente gli sposi? Forse secondo lei che sa rispondere. Ci chiedono di emozionarsi in primis e di emozionare anche i loro invitati. Ed è questo proprio che esprimiamo in tutte le nostre creazioni. La gente ha bisogno di vedere qualcosa di nuovo, di originale e di sentirlo veramente proprio. È questo che cercano. La figura del wedding planner sta diventando sempre più importante nell'organizzazione del matrimonio, perché si ha un'idea e poi si ha il desiderio di vederla realizzata. Certo, e siccome la gente non ha proprio pratica, insomma, in quello che può essere l'organizzazione dell'evento, allora deve per forza rivolgersi a qualcuno che, come noi, io per esempio personalmente sono più di 30 anni che mi occupo di matrimoni e di conseguenza abbiamo la possibilità di consigliare al meglio gli sposi. Come possono trovarvi gli sposi e come possono porvi le loro domande? Dunque, noi ci troviamo a Fano con due punti vendita, uno è il chiosco all'ingresso dell'ospedale e uno è lo showroom sposi invece località Carrara di Fano. Ci potete trovare con il nostro sito Facebook Garden Center Fiorilandia oppure sul nostro sito online www.fiorilandiagardencenter.it. Nothing else I can really do. There's nothing else.
MSC Crociere presenza prestigiosa a Urbino Sposi Expo con le nuove proposte di crociere pensate per le esigenze di novelli sposi in viaggio di nozze. Sì, il viaggio di nozze diciamo che con un gioco di parole si sposa molto bene con la scelta della crociera. E oggi abbiamo, come MSC Crociere, siamo a pochi giorni dal varo di un'ultimissima nave che si chiama MSC Seaside, che è stata costruita, è la più grande nave mai costruita da Fincantieri, quindi da cantieri italiani, e verrà presentata al mercato italiano il 30 novembre, quindi siamo febbricitanti per questo nuovo, diciamo, varo, e quindi un prodotto Caraibi, un prodotto Emirati, un prodotto Nord Europa, che si sposano molto bene con le scelte del viaggio di nozze. E poi soprattutto lo Yacht Club, noi su queste grandi navi abbiamo proprio una parte della nave che è un 5 stelle lusso, e anche in questo caso perché non regalare agli sposi un viaggio indimenticabile nella nostra area Yacht Club. Urbino Sposi Expo edizione 2017, momento di bilanci, ma verrebbe voglia subito di rilanciare, di parlare della prossima edizione. Sì, quest'anno siamo contenti, siamo passati da Urbino ti sposa, quindi probabilmente abbiamo sposato qualcuno, a Urbino Sposi Expo, perché siamo entrati nel circuito nazionale delle fiere dedicate appunto alle coppie di sposi. Quest'anno abbiamo avuto un bel riscontro in termini di coppie, abbiamo avuto circa un centinaio di coppie presenti in questi due giorni, e quindi un target più mirato, quindi meno magari curiosi, ma più coppie interessate appunto ai vari servizi offerti dai fornitori di fiori, di foto, ristoranti, location, trucco, pasticceri, eccetera eccetera. Siamo contenti perché siamo alla terza edizione, quindi ci siamo confermati che non è mai facile, e naturalmente vogliamo sicuramente fare la quarta edizione nel 2018, magari arricchendola anche con nuovi espositori di altri settori merceologici. E quest'anno appunto questa collaborazione che abbiamo avuto con Sposi Expo ci ha dato la possibilità anche di fare a noi più esperienza in questo settore, abbiamo migliorato anche le nostre conoscenze, diciamo, delle destinazioni, perché appunto abbiamo visto in questi anni che comunque le persone, in questi appunto 3 anni di lavoro, che le persone hanno anche cambiato le richieste anche per i viaggi di nozze, che poi è quello che facciamo anche noi come agenzia di viaggi, e abbiamo naturalmente anche fatto unioni civili, quindi no, c'è questo nuovo settore in più anche di persone appunto che hanno deciso di sposarsi, e non diciamo con il matrimonio in chiesa, ma con le unioni civili. Quindi siamo contenti di questa manifestazione, e naturalmente la vogliamo rifare il prossimo anno. Abbiamo anche idee nuove in serbo, come quella di Urbino Wedding, cioè quella di promuovere Urbino e il territorio delle Marche come location, come luogo per matrimoni per stranieri, e questa è una cosa naturalmente che promuoveremo soprattutto all'estero, se abbiamo naturalmente le forze. Il momento del matrimonio è guardare al futuro, Urbino Sposi Expo guarda più che mai al futuro. Sì, esatto, noi naturalmente cerchiamo di regalare e offrire alle coppie di futuri sposi dei contatti che loro possono poi utilizzare durante l'anno per poter scegliere il miglior ristorante, il miglior fotografo, il miglior pasticcere, l'arredamento per la casa, tutte queste cose, il viaggio di nozze ovviamente, tutti questi servizi. Per noi naturalmente è un settore del nostro lavoro che però ci consente anche di fare molti contatti, di metterci in rapporto, anche di conoscere molti potenziali, insomma, partner con cui collaborare durante l'anno. Insomma, siamo un'agenzia molto dinamica, molto attiva, che sviluppa anche servizi al turismo, e cogliamo l'occasione con questa intervista anche per invitarvi il 25 novembre alla presentazione del nostro catalogo di viaggi 2018, e lo faremo in una location stupenda, l'Oratorio San Giovanni, che per l'occasione naturalmente presenteremo anche, ci sarà chi presenterà e chi racconterà gli affreschi dei fratelli Salimbeni all'interno dell'Oratorio San Giovanni, poi il 2 dicembre a Urbania e il 10 dicembre a Fermignano, quindi un mini tour di Urbino Incoming in cui presentare sia il catalogo dei viaggi 2018 ma anche le proposte per l'incoming, cioè quelle che sono le potenzialità di questo stupendo territorio che va sicuramente promosso di più. Fire, burning, fire, and it burns, burns, burns.